Buongiorno a tutti, siamo alla prima puntata di Domenica Che Barba! Partiamo oggi con una nuova rassegna che ha un po' l'obiettivo di raccontare un po' in una sintesi di quello che è accaduto in questa settimana un po' in vari angoli del mondo. Ci troviamo in Toscana il 24 di settembre del 2017. Non si possono vedere gli ambiti se non vagamente perché c'è una zanzariera, quindi non verrebbe bene l'immagine. Noi accompagneremo questa rassegna domenicale, che durerà in circa 15 minuti, con una rasatura tradizionale. Presa come test artigianale dell'altra domenica, oggi viene sviluppato un nuovo concetto di comunicazione visiva che mi insegna, non perché non sono capace, ma presenta alcuni nuovi accessori. Noi abbiamo un nuovo sapone. Ricorderete le prove fatte con la crema raso, molto più semplice. Oggi abbiamo qua un sapone in legno della Kent, casa inglese fondata all'inizio del 1800, avete capito bene. Oggi usiamo un sapone duro, cosa non facile, perché normalmente le creme sono molto più semplici per i neofiti. Allora dobbiamo cominciare a vedere che tipo di test sarà la rasatura con il pennello e il sapone duro, che abbiamo provveduto a inumidire con alcune gocce d'acqua circa 5-6 minuti fa. Qualcuno la chiama acqua di vegetazione e io la copio e la faccio mia, quindi se volete avvicinarvi avrete bisogno del pre-barba. Se qualcuno riesce dalla regia a farmi avere dell'olio di protoplasmina, perché sennò mi taglio tutta la faccia. Allora, manca sempre un pezzo, ecco. Quindi approfittiamo in attesa di illustrare poi i fatti principali. E come sono cominciate? Come è cominciata questa settimana? Con venti di guerra, cari amici, venti di guerra nello scacchiere asiatico. Abbiamo sentito tutti lo scambio di cortesie che il presidente americano e il tortellone coreano si sono scambiati negli ultimi giorni. È arrivato in pre-barba, ecco, olio per capelli che serve a preparare la barba tua. Nessuno sembra così spaventato in fondo, perché della guerra fredda, di cui ho parlato anche l'altra volta, non gli interessa niente a nessuno. Quindi probabilmente a chi deve preoccupare di più sono i francesi, gli inglesi, tutti coloro che hanno espanso il loro impero in tempi del Commonwealth e delle colonie tra il 6 e l'800, e che adesso ha deciso di fargliela pagare. Fatto di non pre-barba, ringrazio il cameraman per avermi dato la possibilità di guardarmi. Questo ammorbidisce, lo lasciamo lavorare un po', poi lo rimuoviamo. L'altra volta non l'abbiamo rimosso, lasciato sulla pelle, crea una sorta di film trasparente. E quindi i venti di guerra sono l'ultimo problema degli italiani. Cosa preoccupa gli italiani oggi? Preoccupano un po' fatti di cronaca nera, non dimentichiamo, perché sono notizie vere, fatti accaduti in Puglia, a Ischitella. Sapete dov'è Ischitella? Provincia di Foggia, dove l'ex compagno di una donna ha sparato alla figlia di questa, al volto, con una calibro 22, e l'ha uccisa. Ora, chi viene informato e ne conosce un po' di armi capisce che il calibro 22 è un calibro molto piccolo, un calibro da tiro, anche se veniva usata dagli agenti del Mossad sugli aerei, in quanto piccolo e rapido non bucava la carlinga, poteva essere usato in casi di antiterrorismo. Ma essere ucciso da un colpo di calibro 22 vuol dire che o quest'uomo sapeva bene dove andava a colpire, oppure è stata molto sfortunata la ragazza. Comunque ricordiamo purtroppo questo brutto fatto, e sfogando il dispiacere per quello che si può partecipare al dolore, cominciamo a provare a montare il sapone, così passiamo alle belle notizie. Questo è il Kent, ciotola di legno, sapone inumidito 7-8 minuti fa ormai. Certo, prendo una pausa e mi tolgo di rimuovo dalla faccia il protoplasmina. Non voglio fare pubblicità, ma è anche un'occasione per parlarne. Ottimo prodotto e non mi devo steso. Oggi non mi sono messo la lozione per i capelli, quindi non sono tutto arrossato. Il famoso corpo ce lo faremo dopo. Ora passiamo all'applicazione, vediamo se questo sapone è
non è molto montato, devo dire la verità. Tuttavia ha una... Beh, certo, non è in crema, quindi... Non è in crema, non può essere in crema. Esatto. Quindi... Proviamo. Allora, dobbiamo passare a questo punto a rimontare il rasoio che è stato smontato in 1000 pezzi. Che si trova dentro questo piccolo cestino. Sono sempre tre i pezzi del rasoio Edwin Jagger, prodotto di qualità media ma ottimo. Sì, in effetti non è molto montato. La crema non è molto montata. Vediamo come va. Alla peggio interverremo. Qualcuno ci dica se è montata bene o no. Allora bagniamo un po' il pennello, facciamo ancora una passata nel frattempo. Tanto male non fa, eh. Sometimes I wonder how we made it this far. Sometimes I wonder how we made it this far. 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 There you were, standing by my side. Standing by. Noi dobbiamo ringraziare un ferroviere, perché il signor Marco, che ringraziamo, ferroviere di stanza a Massa Carrara, è venuto con un treno diretto a Grosseto a portarci sul binario questa schiuma, una accoppiata a un altro prodotto che è questo meraviglioso balsamo Cella Milano, ed è buonissimo, di cui parleremo successivamente. Ho anche il video a parte acquistato per avere un'occasione questo sapone in questa ciotola. Allora l'abbiamo acquistato, ci è stato recapitato a domicilio alla stazione. Allora, proviamo a vedere che effetto fa. Extraterrestrials had something to do with our development. Unidentified DNA. And if you think of that, and if you think of that, and if you think of that, and if you think of that. Look like a ugly ass pom pom. Your mama's dyslexic.
Le nostre opinioni le abbiamo espresse sugli articoli utilizzati, sulla loro caratteristica. Ho fatto qualche cenno di cronaca per chi avesse la passione. Dopodiché, alziamo cella. Vecchia barberia di Milano che ha scoperto, usando il suo marchio Elomino, il nonnino con la barba, ha scoperto che commercializzando prodotti a marchio suo avrebbe continuato la sua storia. È un balsamo molto liquido, come vedete, con colore, dalle caratteristiche molto emollienti, sento ancora dall'altra parte della casa, sente la donna cucinare, mentre gli uomini si fanno la barba, le donne cucinano, preparano un pranzetto di festa, perché oggi, essendo domenica, non dimentichiamo, è un giorno di festa. Non mi sono rasato bene i baffi, non ho fatto il contropelo ai baffi, l'ho curato molto male, tuttavia il risultato è buono. Ringraziamo, alla prossima domenica e buona domenica, domenica che barba! Saluti a tutti, ciao!